Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video dove non siamo in moto, non recensiremo nulla di motociclistico, ma parleremo comunque di qualche cosa che avrà a che fare con i nostri giri in moto e quindi qui con il canale YouTube, ovvero, come vedete qui di fianco, il drone. Il drone, un oggetto che poteva essere tanto interessante quanto strano fino a poco tempo fa, ormai sul mercato con poche centinaia di euro si trovano degli oggetti veramente sorprendenti in grado di garantire delle qualità fotografiche e video veramente eccezionali. Dopo una mia prima esperienza con il vecchio ma buono DJI Mavic Pro, che come potete vedere dalle dimensioni ridotte ma comunque sostanziose se lo si vuole portare in giro, perché questo è il drone, questo è il telecomando e qua c'è solo una batteria, non avete ancora carica batterie e tutte le batterie. Quando siete in moto sapete meglio di me che lo spazio non basta mai, o comunque se non siete anche in moto, questo che pesa quasi un chilo è ben più pesante da portare in giro rispetto a questa novità che DJI ha introdotto sul mercato nel 2020 ed è il Mini 2. Eccolo qua, così tanto interessante che alla fine l'ho comprato e ho fatto passare Babbo Natale circa con 2 mesi di anticipo. Sì, l'ho già provato un po' di volte prima di farvi questo video. Drone di 249 grammi contro un chilo quasi di drone. Sono in grado di garantire quasi le stesse prestazioni e siccome siamo in zona arancione, quindi non si può uscire dal comune, in più ha fatto 2 giorni di neve, quindi direi che non vale la pena di uscire in moto nel paese rischiando di andare in terra per un giro nel paese, usciamo a piedi per provare questo drone sul paesaggio Lomellino innevato. Vi faccio solo una piccola premessa prima di partire, perché quando parlo di drone ricevo spesso delle domande su Instagram, comunque quando mi vedete volare. I droni vanno divisi in 2 fasce, per intenderci questi più leggeri sotto i 250 grammi non richiedono patentino per volare, mentre questi più pesanti richiedono patentino, che comunque è conseguibile online con il costo di 31 euro, ovviamente dovete sostenere un esame. Io l'ho conseguito per essere pienamente in regola. In più il drone per essere a norma deve essere assicurato. Ora, il vantaggio di questo Mini 2 è che non richiede il patentino per volare. Però io da ignorante vi posso dare un consiglio prima di lanciare questi oggetti in aria: 2 nozioni sullo spazio aereo andatevele a leggere, perché non si può volare dappertutto come si vuole. Lo spazio aereo è delimitato, ha dei limiti, ha dei confini che non dovete ovviamente sorpassare. L'altitudine massima con un drone in Italia è 120 metri, ma che non potete comunque raggiungere dappertutto, perché se siete in prossimità di aeroporti, adesso non entro nei meriti perché il discorso è molto più complicato, ma dovete consultare le mappe sul portale di Flight prima di volare e vedere se potete prima di tutto volare e l'altitudine massima alla quale potete volare. Detto questo, noi siamo a posto, siamo in regola, non usciamo dal comune, quindi stiamo all'interno delle regole del lockdown parziale, perché comunque è zona arancione. Andiamo a far volare il drone. Ovviamente, come possiamo concludere la giornata se non con un tramonto? Thank you.
Detto questo, ragazzi, spero di aver risposto parzialmente a qualche vostra domanda. Questa è solo un'infarinatura sul discorso drone. Se avete qualche richiesta particolare, scrivetemela qui sotto nei commenti, che sarò ben felice di rispondervi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video.